Solo chi ha fede, il lato umano dello sport. Chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là? Non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te, la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tutti corri. Non importa, sai. Muoviti, 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 muoviti. Ed eccoci insieme. Buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport, per scoprire cosa si cela dietro l'atleta, lo sportivo, il campione del mondo, l'uomo. E scopriamo chi abbiamo con noi questa sera attraverso la clip selfie. Buongiorno, ciao Federica, un saluto agli amici di Solo chi c'ha fede. Sono Marco Orsi, vice campione mondiale di 50 stile e campione europeo di nuoto. Ho appena finito la mia seduta mattutina di 5 km in acqua, alla grande. Ora ci mettiamo in macchina, direzione Milano. Federica, arrivo con un sacco di tortellini. Ciao! Signori e signori, genuino, attento e sognatore, con noi Marco Orsi! Ciao Marco, ciao Federica. Benvenuto. Ciao. Grazie. Ti ho parlato un po' di tortellini, come promesso. Caspita, tortellini direttamente bolognesi. Da Bologna, sì. Senti, allora chiamiamo la nostra Stefania, l'assistente di studio, perché li porta alla cuoca e magari poi ce li assaggiamo. Volentieri. Grazie Stefania. Accomodati. Grazie. Marco. Ed ecco qua il nostro super campione. Marco ha vinto, pensate, 40 medaglie internazionali, è vice campione mondiale e campione europeo. Tantissime, tantissime cose da scoprire insieme. Bei oggi, risultati, Marco. Sì. Bei risultati, sì. Possiamo dire che sei il nuotatore più veloce che abbiamo dei 50 stile libero. Sì, esattamente. Hai superato porta. Tanti record e poi ne parleremo. E iniziamo subito con C'è Fede e Fede. Fede, perché c'è fede, fede, perché c'è fede, fede, perché c'è fede, fede, fede. Marco, prima di cominciare le domande sulla fede, volevo chiederti un soprannome che è il tuo, il Bomber. Cioè, noi ti conosciamo tutti per il Bomber del nuoto azzurro. Da dove arriva questa parola? Perché il Bomber? Il Bomber del nuoto azzurro me lo sono un po' dato io, diciamo, per i risultati che ottenevo in vasca. Ma in realtà il Bomber purtroppo viene da un soprannome che mi hanno dato i miei amici per prendermi un po' in giro, perché purtroppo col pallone non sono un granché. Quindi il Bomber fa sempre gol, io non facevo gol e quindi mi prendevano in giro, però facevo gol nel nuoto e quindi me lo sono affibbiato. E quindi è diventato il Bomber, il Bomber azzurro. Non conoscono più il mio nome ormai, solo il Bomber. Solo il Bomber, quindi ti chiamiamo un po' il Bomber, un po' Marco, insomma. Volentieri. In questa intervista. C'è fede, fede, fede nei tuoi sogni. Da bambino tu sognavi di fare già il nuotatore? Diciamo che mi sarebbe piaciuto fare lo sportivo, non sapevo ancora di avere questo dono di natura che mi hanno dato i miei genitori del nuotatore, e quindi sognavo di fare lo sportivo, e così è stato, fortunatamente. E senti, nella fede dei tuoi sogni, tra l'altro, tu vuoi aprire un ristorante, un sogno che tu hai, a proposito di tortellini. Sì, secondo me aprendo un ristorante non so se andrà molto bene, perché mi piace mangiare, quindi mangerei tutto io, però sì, nel sogno, c'è in cassetto anche c'è anche questo, sì. Tu hai due sorelle gemelle, siete in tre. Sì. Raccontaci un po'. Siamo sì, tra gemelli, Marco, Monia e Silvia. Eccovi, qua, vediamo. Con i miei genitori è stato un parte trigemellare un po' anomalo, perché noi abitiamo a Budrio, un paesino in provincia di Bologna, e tra gemelli non si erano mai visti. E quindi siamo diventati famosissimi nel nostro paesino. Mi hanno avuto un po' tardi, ho due genitori un po' anzianotti, ma fortunatamente mi hanno potuto seguire nel mio percorso natatorio. Siamo veramente molto legati. Tra l'altro sentiamo anche, sembra strano dire, ma sentiamo anche certe cose. Una volta feci un incidente e mia sorella si sentì un po' male
e fa, è successo qualcosa. E in realtà siete interconnessi? Assolutamente. Insomma, sì. questa cosa dei gemelli che effettivamente sì. È reale. Siamo tre gemelli eterozigoti, quindi siamo un po' diversi, ci assomigliamo un attimo, ma totalmente diversi. Mia madre era più larga che alta, purtroppo. Quindi... E beh, insomma, tre sono tanti. Sì. Fanno le nuotatrici? E hanno iniziato nuoto come me, poi hanno intrapreso altre carriere. Hanno fatto pallavolo, danza, un po' tutti gli sport, e poi adesso lavorano. I tuoi genitori? I miei genitori, mia mamma lavora in una società di catering, ha fatto per tanti anni la cuoca, poi ha avuto un negozio di alimentari, mio padre invece è sempre lavorato in sala stampa al Resto del Carlino a Bologna. Una famiglia normalissima. Una famiglia normalissima sì. Di grandi campioni però, della vita anche dello sport. Grazie. La fede nel gruppo, per te è importante, visto anche che adesso andiamo a spiegare tutte le specialità natatorie di cui ti occupi. Sì, ho molto, molto fede nel gruppo, sono fortunatamente capitano della mia squadra di Bologna, il Circonoto WISP, capitano perché sono quello un po' più grande, diciamo. E credo molto nel gruppo, mi piace nuotare insieme ai miei amici, anzi li uso un po' da stimolo. Tra l'altro li saluto alla casa che ci saranno guardando sicuramente. Li salutiamo assolutamente tutti dallo studio. Faccio parte del gruppo della Polizia di Stato, sono il vice capitano, un bellissimo gruppo di tanti nuotatori in giro per l'Italia. E in più faccio parte della Nazionale Italiana, quindi sono dei bei gruppi, diciamo. Marco, cosa deve avere un gruppo per funzionare? L'unione fa tutto, infatti purtroppo abbiamo avuto anche dei problemi, ovviamente ogni gruppo non può essere perfetto, però se si trova la sintonia esatta il gruppo fa tanto, si è visto infatti in vari appuntamenti nazionali quando il gruppo era coeso c'erano risultati bellissimi. Tu hai nuotato in staffetta con tanti nomi tra l'altro importanti che poi sì. Vedremo e di cui racconteremo, perciò capiremo anche davvero cosa vuol dire dipendere l'uno dall'altro in quel modo. Sì, praticamente è l'uomo in più, come nel calcio il tifo è il dodicesimo uomo, per noi l'unione in una staffetta è l'uomo in più, quindi serve. Bello. Grazie. Marco, non te lo dovrei nemmeno chiedere perché visto le vasche che fai, ma ti è mai capitato di rimanere veramente senza respiro? Durante gli allenamenti ogni tanto capita. E nella vita? Anche, fortunatamente. E allora chiediamo come gestiamo questo respiro con il nostro campione del mondo di apnea e dottore Mike Maric, senza respiro! Vieni Marco! Buongiorno. Ho paura. Ciao Marco. Allora, oggi... Due uomini dell'acqua oggi abbiamo. Sì, io preferisco stare sotto in apnea, lui invece corre sopra. Esatto. Due Aquaman. Allora Marco, tu sei un grandissimo nuotatore, sei un bomber, ma oggi la sfida è con te stesso. Ho portato questo strumento che voglio ricordare, è un gioco ma in realtà è uno strumento medico, è uno spirometro al contrario, cioè misura la capacità inspiratoria e viene utilizzato per pazienti che hanno avuto problemi ai cuori e ai polmoni per una rieducazione. Okay. Oggi l'obiettivo è che tu dovrai svuotare completamente i tuoi polmoni per fare un'inspirazione la più lunga possibile. All'interno di questa colonna c'è questo piccolo cilindro che lo devi portare al over the top al massimo e tenerlo almeno 10 secondi. Sei pronto? Proviamo. 10 secondi sono tanti. Mi sfido, 10 quindi. Secondi mi è, sfido. È un bel bomber. Adesso voglio vedere se sei chiacchiere distintivo ecco, o se un vero vice capitano. Okay. Allora, sei pronto? Espira profondamente e poi al mio via partiamo. 3, 2, 1, let's go! Andiamo, forza, forza Marco, porta, 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 tirare, 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 mi raccomando, dai che ci sei, molto bravo, molto bravo, molto bravo, molto bravo. E... Ah! Rosso. Ti abbiamo tolto il fiato, vedi? Marco, sì. 12 secondi, devo dire che è un grande... Sei un vero bomber. Grande. Sei un vero bomber, la sfida con te stesso è superata. Quindi alla fine ho vinto sempre io. Comunque. Hai vinto, devo dire che sei stato bravo, però da medico posso dire, puoi fare meglio. Possiamo far meglio. Qui una sempre. Piccola guida attraverso la scienza per un in bocca al lupo al proseguo della carriera per migliorare le tue apnee durante il nuoto, che sai quanto è importante. Grazie mille, davvero. Mi servirà per migliorare. Grazie, Mike. Noi ci vediamo con un altro campione la prossima settimana. Ciao. Senza respiro, Mike Maric. Ci riaccomodiamo, prego, Marco. Che
Caspita, ti abbiamo lasciato senza respiro anche qua, hai visto? Sì, fate, datemi un attimo per riprendermi. Ti alleniamo anche se vieni in trasmissione. Bene, Marco, è il momento di scoprire insieme, tramite le tue immagini più significative, quello che racconta di te. Perciò, foto ricordo. E cominciamo con la prima foto del nostro bomber. Eccoti qua. Un bomberino. Sì, un bomberino, esatto. Sì, un bomber alle origini. Quanti anni avevi in questa foto? Credo 5-6 anni, ero proprio piccino. Ti ricordi chi te la scattò? Non mi ricordo il fotografo, ma mi sembra un bambino genuino. Era un bambino genuino. Ero proprio incosciente di quello che avrei fatto poi negli anni successivi. Quindi vediamo per la spontaneità di uno scatto prima di una gara. Bello. Senti, quali erano i tuoi idoli da bambino? Quando ero un po' più grandino, ora lì penso che fossero i cartoni animati i miei idoli. Poi crescendo avevo come idolo Rosolino e Filippo Magnini, perché erano gli sportivi più in vista in quel e periodo. E poi ti sei trovato a gareggiare anche con Magnini, che è bellissima, sì, questa cosa. Addirittura, è proprio un coronamento, sì, del sogno. Esattamente, l'obiettivo mio era anche di superarlo, poi ci sono riuscito, quindi è stata una vittoria per me. E dopo lo raccontiamo bene. Sì. Prossima foto. Ecco. Dove eravamo? Qui eravamo a Doha nel 2014, è stata la mia più grande vittoria, credo, un argento mondiale nel 50 stile, la prima volta che un italiano è salito su un podio in questa gara, tra l'altro dietro a un signore che si chiama Florent Manadou, che fece il record del mondo in quell'occasione. Caspita. E superai altri due atleti che vinsero Olimpiadi e Mondiali, quindi per me fu il momento più bello della mia carriera, salire in un podio di quel genere, mi emoziona ancora adesso a pensarci, bello. Prossima immagine. Ah, eccoci qua. Ed eccoci qua. Sì. Parlavamo proprio di Magnini. Qua c'è una bellissima foto dove c'è anche Federica Pellegrini e sì, Magnini. Quello che sì, era il tuo traguardo che hai anche superato. Allora, raccontaci sì, dei tuoi colleghi. Questa è una foto un po' retroscena, no? Di quello che vediamo nei personaggi. In realtà sono così. Siamo tre amici, abbiamo condiviso tantissime gare. Adesso Filippo ormai ha smesso la sua carriera agonistica, ha dato tanto al nazionale e a me anche. Qui eravamo a Netanya, dove vinsi tra l'altro anche il titolo di 100 stile, che apparteneva anche a Filippo. Bravo. Fecimo tantissimi podi in quella trasferta, quindi gli chiesi una foto, ricordo, tutti assieme, e questo è il risultato. Bellissima foto. Senti, quando hai visto Magnini sei riuscito a superarlo, poi questa cosa gliel'hai raccontata, lui che cosa ti ha detto? Lui non era proprio contento che l'avevo superato, però in realtà siamo amici, colleghi e lottavamo spalla a spalla ogni gara, e è il bello dello sport. E la foto che volevo portare, purtroppo non sono riuscito a farvela avere, era di un bronzo che abbiamo raggiunto con il sangue, diciamo, proprio in questo senso, perché l'abbiamo voluto, l'abbiamo strappato un po' all'America. E siamo andati terzi in campionato mondiale, non era mai successo anche lì, e quindi l'ho condivisa con tre amici e tre colleghi e ce la siamo meritata, dai. E a proposito di vittorie e campionati, ultima immagine. Oh, sì. Raccontaci questa foto, quando eravamo? Dicembre a Riccione del 2017. L'anno scorso, sono in divisa, sì, questa è la nostra divisa ufficiale della Polizia di Stato. Sì. Questo podio è stato bellissimo perché dopo le Olimpiadi del 2016, purtroppo non sono andate come pensavo, mi sono ammalato, ho preso due virus, il citomegalovirus, parolone. Caspita, e la mononucleosi, sì, e mi hanno debilitato tantissimo fisicamente, ci ho messo tanto per recuperare, e questo è stato il primo podio, ho vinto fortunatamente nei 100 misti con record italiano, quindi è stato un po' il ritorno alle vittorie, quindi questa è una foto che porto nel mio cuore. Senti, io so che tu hai diversi tatuaggi. Sì. So che ci sono i cerchi olimpici, tu hai già, sì, partecipato a due Olimpiadi.
E so che li hai disegnati tu questi cerchi olimpici. Sì, sì. Adesso so che tu mi stai guardando così perché adesso arriveremo a capire perché mi guardi così. Perché tu, a proposito di tortellini, hai tatuato anche un tortellino. Sì. Che non facciamo vedere perché... Purtroppo non si può far vedere. Non si può far vedere, però un tortellino. Sì. Perché? È un portafortuna. Mi sento bolognese proprio nel cuore, nel sangue e nello stomaco soprattutto. Quindi me lo sono voluto tatuare. Ho anche un ciondolo portafortuna a forma di tortellino, quindi tortellini ovunque. Ne mangio pochi perché purtroppo la dieta non me lo permette, però ecco, questo Eccolo è il portafortuna. Non ce l'ho in questo momento perché lo porto solo alle gare. Bello, guarda Marco. Dicono tra l'altro che l'acqua sta bollendo, quindi capiremo anche come saranno i tortellini che ci hai portato. Adesso vediamo come invece tu usi le tue energie nella tua vita, attraverso Energia Vitale. Come genera energia, dà luce e riscaldamento e vita al business e alle aziende, vogliamo capire come tu riesci a dosare le tue energie. Ti darò delle voci, in più avrai una voce libera, in tutto sono 5. Okay. Perciò controlla bene che percentuali usi, famiglia, lavoro, sport, svago, hai una voce libera così ci potrai raccontare magari qualcosa in più di te. Okay. Pronto, concentrato? Proviamo. Per la famiglia, percentuale energetica. Il 20%. 20%. Lavoro. 40. Rimane poco. Arriviamo al 60%. Sì. Sport. Il 10. Ah, ma dai, non l'avrei più, detto. Più lavoro che... Lo comprendi nel lavoro, sì, quindi. Esattamente. Svago. Quanto rimane? Ti rimane un 30% da suddividere tra svago e una voce libera che ci racconterai. Svago il 20%. E arriviamo al 90%. Come ti svaghi? Però siamo curiosi. Svago poco perché purtroppo allenandomi due volte al giorno il tempo è poco. Però mi piace molto girare, uscire con gli amici, andare al cinema. E mi piace anche stare da solo in casa a giocare alla mia PlayStation. Quindi è un modo anche per scaricarmi, diciamo. Lo svago per te è il momento di riposo, insomma, dove ti dedichi, sì, a te. Ti rimane un 10%, voce libera. È dura, è dura. In realtà, diciamo che nello sport potrei metterci un altro 10%, perché mi piace seguire gli altri sport, la pallavolo, il calcio. Sono un grande tifoso del Bologna, sono un tifoso della pallavolo in sé. Essendo bolognese c'è anche il basket a Bologna molto forte tra Fortitudo e Virtus. Non ti dico che squadra tifo perché sennò si offendono. No, lì non puoi, esatto. Sono neutrale, tipo esatto. Tutti, quindi mettere il 10% sotto questo punto di vista. Perfetto, grazie Marco. Certo. Marco, è arrivato il momento di emozionarci tramite i brani musicali che più hanno emozionato te. Quindi li scopriamo con la Mimì Sara Band e My Music. Ed eccoci, primo brano ragazzi. Proprio per te, sei il bomber AC/DC, Highway to Hell. Sì, la ascolto sempre quando sono in macchina prima di allenamento, così arrivo super carico. No, davvero un brano splendido. Sì. Ti ricorda qualcosa in particolare, qualche allenamento strano? In particolar modo tutti, perché alla fine l'ascolto praticamente tutti i giorni. Ah, davvero? Proprio... Sì, ho una playlist impostata sulla macchina che per l'allenamento, anche se il tragitto è breve, l'ascolto sempre. Quindi la consigliamo per caricarsi pre-allenamento. Assolutamente sì, servirà. Seconda canzone. Quello che potremmo fare io e te non l'ho detto nessuno, però ne sono sicuro. Quello che potremmo fare io e te non l'ho
non si può neanche immaginare. Io e te, io e te, dentro un bar a bere e a ridere. Io e te, io e te, a crescere bambini, a avere dei vicini. Io e te, io e te, sdraiati sul divano, parlare del più e del meno. Io e te, io e te, come nelle favole. Bravissimi ragazzi. Davvero bravi. Fiera della nostra band, davvero fiera. Vasco Rossi, io e te. E qua diventiamo romantici. Diventiamo romantici. Te lo chiedo sì. Io o me lo dici tu? Lo dico io, ormai mai. No, sono fidanzato con Sara ormai da 3 anni e questa è un po' la nostra canzone perché ci piace molto. Vasco è un modello di vita e le sue canzoni parlano d'amore, quindi noi abbiamo resa nostra questa canzone, bellissima. Tra l'altro la canto anche. Alla canti, attenzione che ti mettiamo alla prova. Attenzione. Non sono intonato, quindi. Senti, e questa storia che va avanti da 5 anni, raccontaci come vivete anche le vostre gare, i tuoi allenamenti, la tua carriera da campione. Sì, tra l'altro è un po' più piccola di me, ha 20 anni, è di Torino, è venuta a Bologna per allenarsi nella mia squadra, ma poi è nato qualcosa in più. In realtà l'amore non è solo una fidanzata. È anche un'amica, una compagna di allenamento, è tutto. E quindi è bello, bello così. Ultimo brano. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. No survivor, so stick free in the night, and is watching us all with the eye of the tiger. The eye of the tiger. Eye of the Tiger. Qui entra in gioco Rocky. Questa è la modalità race, modalità gara, e Occhi della Tigre l'ascolto sempre con i miei auricolari prima di andare in gara, per isolarmi, per caricarmi, è adatta. Senti, tra il dire e il fare cosa c'è di mezzo? Proprio tu me lo dovresti dire. Il mare. E invece no, ci sono Bricofer e Black & Decker. Okay. Vediamo come te la cavi con le mani e il fai da te. Andiamo. Eccoci nel nostro angolo firmato Black & Decker e Bricofer per capire come te la caverai manualmente con il fai da te. Che rapporto hai col fai da te? Beh, sono nato in campagna, quindi mio padre, se non sono bravo, faccio bella figura, si offende, quindi proviamoci. E allora preparati. Mentre ti prepari spieghiamo il gioco. Il gioco che ormai è conosciuto sono 60 secondi nei quali dovrai fare il maggior numero di fori e inserire il maggior numero di viti, ovviamente dotato del trapano e avvitatore Black & Decker. Allora, due veloci vero o falso, vediamo se sei preparato. Con un solo utensile Black & Decker si può levigare, tagliare e raschiare? Sì. Bravissimo, con il multifunzione Black & Decker. Con la pistola termica puoi accendere anche la carbonella del barbecue? Con la pistola termica. Non credo. E invece è vero. Perché Black & Decker fa meraviglie, è potentissimo. Allora, ti sei attrezzato? Sono Andiamo pronto. In sicurezza, sei pronto. Cronometro alla mano, ci siamo? Con gli occhialini mi sento anche a mio agio, quindi vabbè. È vero, questo fa parte della tua divisa. Sì. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Forza! E andiamo! Buchi ai 60 secondi, Marco. Il bomber, vediamo il bomber cosa ci combina.
nel fai da te. Con grande rilassatezza io controllo il tempo, 45 secondi ancora, 43, 42. Ok, adesso lui passa alle viti, siamo a 37 secondi, 37 secondi. Vai Marco, vai, vai, devo dire un lavoro di fino però, è un lavoro di fino. 29 secondi, 28, 27. Sta facendo un lavoro di filo il nostro Marco, che non va affatto male. Vi ricordo che Amelia in testa con 7, poi Ivana Di Martino, donna, con 6 e De Marco con 4. Abbiamo 15 secondi, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Finito fuori! Guarda che bella mano la Tania. Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ragazzi! In testa alla classifica! Mettiamo il bomber! Papà ha fatto bella figura, hai visto? Il bomber 10 ragazzi! Primissimo nella nostra classifica! Marco, grande, andiamo perché c'è un'altra piccola sorpresa per te. Ed eccoci qua Marco, sei stato un ospite davvero prezioso per Solo Chi C'ha Fede, ti ringraziamo e ovviamente ti lasciamo un nostro ricordo perché ci teniamo e vogliamo portarti anche fortuna. Il nostro Ilal Ashour ha pensato per te questa caricatura che ti rappresenta, ovviamente con lo sfondo della nostra Italia. Grazie, grazie mille, bellissima. Marco, senti, tu hai fatto due Olimpiadi, adesso vogliamo salutarci per la prossima? Puntiamo alla terza, speriamo. Puntiamo alla terza. 2020? Sì. Ti vedrà un'altra volta protagonista e noi di Solo Chi C'ha Fede saremo con te e poi vorremmo sapere com'è andata, mi raccomando. Spero di tornare. Un augurio per tutti quelli che vogliono fare il tuo percorso. Ragazzi, credeteci sempre e non mollate mai. Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie. 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 Noi stiamo qua perché ci salutiamo la prossima settimana, venerdì alle 22.30, un nuovo ospite seduto su questa poltrona ci racconterà il suo lato umano. Ovviamente non mancheranno i nostri Fast Food Freestyle, la nostra Mimi Sara Band e tantissime sorprese con Mike Maric e non soltanto. Venerdì prossimo, 22.30, Sport Italia. Vi aspettiamo. Ciao! Solo chi c'ha fede, 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 solo chi c'ha fede. Solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede.